Benvenuti, saggi viandanti, nel canale Whispers of Wisdom, dove la saggezza si fonde con il potere delle parole. Prima di immergerci nelle profondità della nostra discussione odierna sulla forza del pensiero, vi invito calorosamente a iscrivervi al nostro canale e a lasciare un like se desiderate sostenere la diffusione di questo prezioso bagaglio di saggezza. La vostra partecipazione è la linfa vitale di Whispers of Wisdom. E insieme possiamo coltivare un giardino di consapevolezza e illuminazione. Oggi esploreremo il misterioso mondo della mente e il potere trasformativo della forza del pensiero, come espresso nella nostra narrazione Zen. Preparatevi per un viaggio intriso di saggezza, ricco di riflessioni profonde e consigli pratici che potrete integrare nella vostra vita quotidiana. Siete pronti a scoprire come la forza del pensiero può diventare il vostro alleato nella navigazione delle acque turbolente della vita? Allora, senza ulteriori indugi, immergiamoci insieme nel nostro viaggio verso la saggezza. Nel vortice della vita, la mente umana danza tra i pensieri come foglie portate via dal vento. In questo caos apparente, si cela la forza del pensiero, una forza che, quando coltivata con saggezza e consapevolezza, può trasformare il tumulto interiore in una melodia di pace e serenità. Non è un caso che i saggi maestri Zen abbiano dedicato secoli a esplorare la profondità della mente umana, svelando segreti che risiedono al di là delle apparenze. La mente è tutto. Quello che pensiamo, diventiamo, ci ricorda Buddha, il luminoso maestro che ha illuminato il cammino verso la comprensione interiore. Questa affermazione non è solo una riflessione astratta, ma un invito profondo a contemplare la natura dei nostri pensieri. Nei meandri della filosofia Zen, la mente è il terreno su cui coltiviamo il seme della consapevolezza. Un vero credente spirituale, ispirato dalla saggezza Zen, si immerge nelle profondità della propria mente con la determinazione di un cercatore d'oro. Tuttavia, la ricchezza che cerca non è materiale, è il tesoro interiore della pace e dell'equilibrio. In questo viaggio, il credente comprende che la forza del pensiero non risiede nella sua potenza distruttiva, ma nella sua capacità di trasformare l'oscurità in luce. La mente è come un paracadute. Funziona solo se è aperto, proclama Albert Einstein, illuminando la connessione tra mente aperta e forza di pensiero. Il credente Zen abbraccia questa verità, aprendo la propria mente alla fluidità del cambiamento e all'ineluttabilità della vita. In questo atteggiamento aperto, trova la forza di adattarsi e superare le sfide che la vita presenta. Le emozioni distruttive, come tempeste impetuose, possono sconvolgere la quiete interiore. Ma il credente spirituale, come un albero dalle radici profonde, sa resistere al vento della negatività. La pratica Zen insegna che la forza del pensiero emerge quando si abbracciano le emozioni senza essere travolti da esse. È come navigare su un fiume in piena, occorre essere flessibili, ma saldi nella direzione desiderata. Un antico proverbio Zen ci invita a riflettere: quando cammini, cammina. Quando mangi, mangia. Questa semplicità apparente racchiude un insegnamento profondo sulla concentrazione e sull'essere completamente presenti nel momento. Il credente Zen trasforma ogni azione quotidiana in un'opportunità di consapevolezza, riconoscendo che la forza del pensiero si radica nell'attenzione amorevole al presente. Il filosofo Zen Alan Watts ci suggerisce di fluire con la vita, senza lottare contro la corrente. Questo fluire non è passività, ma una danza armoniosa con le circostanze. Il credente spirituale, seguendo questo consiglio, trova la forza di accettare ciò che non può cambiare e di agire con saggezza nelle sfide che può affrontare. La forza del pensiero, quindi, si manifesta nella consapevolezza, nell'apertura mentale, nella resistenza alle tempeste emotive e nella capacità di fluire con la vita. Questo non è solo un percorso individuale, è un invito a condividere questa comprensione con gli altri. Nel tessuto della collettività, ogni mente aperta contribuisce a creare un'onda di consapevolezza che può abbracciare l'intera umanità. In questa danza della mente, ognuno di noi è il coreografo della propria esistenza. La forza del pensiero si svela quando diventiamo consapevoli della nostra capacità di plasmare la realtà attraverso il filtro dei nostri pensieri. Un credente Zen, come un saggio narratore di storie, comprende che ogni pensiero è una nota nella sinfonia della vita, e la melodia che crea può risuonare nell'eternità.
Nel cuore di questa filosofia zen risiede l'invito a contemplare il potere dei nostri pensieri e a trasformare la mente in un giardino rigoglioso, coltivato con saggezza e amore. Che ciascuno di noi possa abbracciare la forza del pensiero, superare le tempeste interne e contribuire all'armonia della collettività. In questo viaggio spirituale, la mente diventa una lanterna che illumina il cammino, e la forza del pensiero diventa la luce che guida il cuore. In questo viaggio spirituale, la mente diventa una lanterna che illumina il cammino, e la forza del pensiero diventa la luce che guida il cuore. Attraverso le parole di Lao Tzu, antico saggio cinese, apprendiamo che chi controlla gli altri è forte, ma chi si controlla è potente. La vera forza del pensiero si rivela quando il credente spirituale impara a governare se stesso, a modellare la propria mente come un abile scultore plasmando la pietra. In questa pratica di autocontrollo, trova la via per superare gli impulsi distruttivi e creare spazi di serenità nella mente. Il maestro Zen Thich Nhat Hanh ci insegna che la pace nel mondo inizia con la pace nella tua mente. Il credente Zen comprende che il suo stato d'animo influenza il tessuto stesso della realtà circostante. Attraverso la meditazione e la consapevolezza, crea un rifugio interiore di pace, diventando così un faro di tranquillità che si irradia verso il mondo. Nella ricerca della forza del pensiero, il credente Zen si confronta con le proprie ombre interiori. Come un guerriero che sfida il proprio ego, abbraccia l'oscurità per far emergere la luce. La leggenda Zen del piccolo elefante racconta di un animale che, credendosi debole, scopre la sua vera forza solo quando prova a spostare un grande albero. Così il credente, abbandonando le limitazioni autoimposte, scopre che la sua forza interiore è illimitata. Nel cuore di questa filosofia, il credente Zen adotta l'atteggiamento del principiante, come suggerisce lo Shoshin giapponese. Ogni momento è un nuovo inizio, un'opportunità di apprendere e crescere. In questo stato di mente aperta, la forza del pensiero fiorisce, trasformando ogni esperienza in un fertile terreno di apprendimento. Non cercare risposte fuori, cerca le risposte dentro di te, sussurra un antico detto Zen. Il vero credente spirituale comprende che la ricerca della forza del pensiero non è un viaggio esterno, ma un'immersione nelle profondità della propria essenza. Nella meditazione silenziosa, trova risposte che non possono essere scritte o pronunciate, ma solo vissute. Il credente Zen, come un navigatore delle emozioni, sa che le tempeste possono essere affrontate con la calma di un mare in bonaccia. La saggezza Zen ci insegna a osservare le onde delle emozioni senza esserne travolti, a percepire la loro impermanenza. La forza del pensiero emerge quando ci si libera dall'attaccamento alle emozioni distruttive, aprendo la strada alla gioia e alla serenità. In questo viaggio spirituale, ogni passo è un'opportunità di crescita e di connessione con il mondo. Quando guardi la montagna, vedi la montagna. Quando cammini sulla montagna, sei la montagna, ci insegna un antico proverbio Zen. La forza del pensiero si rivela quando il credente non solo contempla la vita, ma la vive pienamente, abbracciando ogni momento come parte integrante del suo essere. La forza del pensiero è un canto interiore che risuona nell'anima di chi si avventura nei recessi della propria mente. Attraverso la consapevolezza, il controllo di sé e la trasformazione delle emozioni distruttive, il credente spirituale diventa un architetto della propria realtà interiore. Che ognuno di noi possa trovare ispirazione in questa filosofia Zen, coltivando la forza del pensiero e illuminando il cammino verso una vita di serenità e saggezza. Nel vasto spazio della mente, si trova la chiave per aprire le porte dell'illuminazione interiore. Come una lanterna nelle tenebre, la forza del pensiero emana una luce che guida attraverso i sentieri intricati della consapevolezza. Ciascuno di noi è chiamato a diventare un custode di questa lanterna, a coltivare il giardino della mente con cura e rispetto. Immerso nel fluire della vita, il credente spirituale si avventura con occhi aperti e cuore illuminato. La sua mente è come un giardino zen, dove ogni pensiero è un petalo delicato che danza con la brezza della consapevolezza. Con l'apertura mentale di un loto al sorgere del sole, affronta le sfide con grazia e resilienza. Attraverso la pratica quotidiana della consapevolezza, il credente si addestra a districare i fili dei pensieri distruttivi. L'oscurità interiore si dissolve come nebbia al calore del sole, rivelando la bellezza serena della mente. In questo processo,
Ogni emozione tumultuosa è un insegnante, una guida verso la comprensione più profonda di se stessi. Nella danza della mente aperta, la resistenza alle tempeste emotive diventa una forma di saggezza. Il credente non combatte il vento della negatività, ma si flette con grazia, come il salice che si piega senza mai spezzarsi. La forza del pensiero si manifesta nell'arte di navigare tra le onde, mantenendo la calma nel cuore della tempesta. La saggezza Zen ci insegna che ogni azione quotidiana è un'opportunità di consapevolezza. Mangiare diventa un rituale sacro, camminare un atto meditativo. Nel qui e ora, il credente trova il potere di plasmare la propria realtà attraverso la presenza completa. La forza del pensiero emerge quando ogni passo è un passo consapevole, ogni boccone è gustato con gratitudine. Tuttavia, questo cammino non è solitario. Nella collettività della consapevolezza, il credente condivide la sua luce interiore con gli altri. La forza del pensiero si diffonde come un fuoco che accende altri cuori, creando un legame invisibile tra le anime che cercano la verità. In questo connubio di menti aperte, la forza della collettività diventa il rifugio sicuro contro le tempeste della vita. Ora, immergiamoci in un racconto che incarna la forza del pensiero e la saggezza Zen. Nel tranquillo villaggio di Sakura, viveva un anziano saggio di nome Hiroshi. La sua saggezza era conosciuta in tutto il regno, e le persone da ogni angolo venivano a chiedere consiglio. Hiroshi aveva trascorso tutta la sua vita coltivando il giardino della sua mente, guidato dalla forza del pensiero e dalla consapevolezza. Un giorno, un giovane pescatore di nome Kaito si recò da Hiroshi in cerca di orientamento. La sua mente era tempestosa, travolta dalle onde dell'incertezza e del timore. Hiroshi, con gli occhi profondi e il sorriso gentile, lo invitò a sedersi nel suo giardino Zen. «Kaito», disse Hiroshi, «la forza del pensiero risiede nella tua capacità di accogliere ogni pensiero come un ospite. Non respingerli, ma osserva con attenzione. Come il pescatore che osserva il mare, tu sei il capitano della tua nave interiore». Kaito ascoltava attentamente, la sua mente ansiosa iniziava a quietarsi sotto l'influenza della saggezza di Hiroshi. «Maestro, come posso superare le tempeste dentro di me?» chiese Kaito con umiltà. Hiroshi sorrise, «immagina che la tua mente sia come un mare in tempesta. Non combattere le onde, ma diventa il faro che guida le navi attraverso la notte oscura. La forza del pensiero si manifesta quando accetti la tempesta come parte della tua navigazione». Kaito assorbì le parole di Hiroshi come una spugna che assorbe l'acqua. Decise di mettere in pratica questa saggezza nella sua vita quotidiana, nella pesca e nella relazione con gli altri. Man mano che la sua mente si apriva come un fiore al sole, la forza del pensiero lo guidava attraverso le acque agitate della vita. Oggi abbiamo percorso insieme il sentiero della forza del pensiero, un viaggio attraverso il giardino della mente illuminato dalla saggezza Zen. Ma come possiamo tradurre questa profonda comprensione in azioni concrete nella nostra vita quotidiana? Come possiamo diventare i custodi della lanterna interiore, guidando la nostra nave attraverso le tempeste della vita con la forza del pensiero? Innanzitutto, vi invito a riflettere sulla vostra mente come un giardino da coltivare. Ogni pensiero è un seme, e voi siete i giardinieri. Siate consapevoli di quali semi state piantando. Coltivate pensieri di gratitudine, amore e saggezza. Quando un seme di negatività tenta di radicarsi, estraetelo con la consapevolezza, lasciando spazio solo per fiori di positività. La consapevolezza non è un concetto astratto, ma un'azione quotidiana. Siate presenti in ogni momento, senza divagare nei pensieri del passato o del futuro. Quando mangiate, mangiate. Quando camminate, camminate. Questo vi permetterà di scoprire la bellezza del momento presente e di coltivare la forza del pensiero attraverso la piena consapevolezza. La resistenza alle tempeste emotive è un'arte che tutti possiamo imparare. Accogliete ogni emozione come un'opportunità di apprendimento. Respirate profondamente e osservate come le tempeste si dissolvono, lasciando spazio a una calma interiore. Siate il faro che guida la nave, senza lasciarvi sommergere dalle onde dell'emozione. La pratica di fluire con la vita richiede flessibilità e adattabilità. Abbracciate il cambiamento come parte integrante dell'esistenza.
Non resistete al flusso naturale delle cose, ma danzate con la corrente. Quando incontrate ostacoli, cercate soluzioni invece di lottare contro di essi. La forza del pensiero si manifesta nella vostra capacità di adattarvi e crescere attraverso le sfide. Ora, per completare questa riflessione, permettetemi di condividere un antico proverbio zen che incarna la forza del pensiero. Quando sei seduto, siedi. Quando stai in piedi, stai in piedi. Cammina, ma non correre. Siediti, ma non dormire. Questa saggezza ci invita a essere completamente presenti in ogni momento, a vivere con consapevolezza e senza fretta. Siate consapevoli che il giardino della mente richiede costante cura e attenzione. Coltivate la forza del pensiero con pensieri positivi, pratica della consapevolezza, resistenza alle tempeste emotive e adattabilità alla vita. Diventate i navigatori saggi delle vostre navi interiori, guidati dalla luce della consapevolezza attraverso gli oceani della vita. Vi invito a portare con voi questa comprensione nella vostra giornata, a diffondere la forza del pensiero come una lanterna che illumina il cammino degli altri. Nel farlo, contribuirete a creare una collettività di menti aperte, pronte ad affrontare le tempeste della vita con serenità e saggezza. E così, saggi esploratori di Whispers of Wisdom, il nostro viaggio nella forza del pensiero giunge al termine. Spero che le parole siano state come una brezza leggera che ha accarezzato il vostro spirito e ha risvegliato la consapevolezza dentro di voi. Prima di salutarci, vi invito a iscrivervi al nostro canale Whispers of Wisdom, a lasciare un like se avete trovato valore in queste parole e a condividere questo video con coloro che credete possano trarne ispirazione. Il vostro supporto è la linfa vitale che alimenta la crescita di questo giardino di saggezza. Ricordate, la forza del pensiero è un faro luminoso che può illuminare il cammino anche nelle notti più buie della vita. Condividiamo questa luce, coltiviamo la consapevolezza e facciamo di Whispers of Wisdom un rifugio per chi cerca saggezza e ispirazione. Vi ringrazio per il vostro tempo, la vostra presenza e la vostra partecipazione. Siate portatori di luce, custodi della forza del pensiero. Ci ritroveremo presto in nuove esplorazioni di saggezza qui, su Whispers of Wisdom. Iscrivetevi, lasciate un like, condividete e lasciateci un commento. La vostra voce è importante in questo dialogo di consapevolezza. Con gratitudine e saggezza, vi invito a continuare questo viaggio insieme. A presto!